No, io stavo lontano dalla spiaggia, sui 300 metri della spiaggia. E ho visto questo aereo che andava, circolava un po' male nell'aria, no? E stavo guardando, quando ho visto, ci ho fatto nell'acqua. Cioè l'aereo girava... Girava qui nel mare, no? Ma quando ho visto che ci ho fatto nell'acqua, iniziavo a correre col mio amico. Ma è caduto così? L'ha visto? No, no, è caduto proprio così. Cioè è planato? Planato. Ah, quindi è rimasto a galla? A galla, un po' è rimasto a galla, no? E ho cominciato a correre, ero a 300 metri dalla spiaggia. Cosa stava facendo? Pascolando una capra. Una? Una sola, ai tempi. Ho cominciato a correre, quando eravamo insomma, a 20 metri, 30 metri dalla spiaggia, siamo arrivati e sono usciti fuori. Dov'era più o meno? Più o meno era lì. Posso girare? Avanti di quel casotto lì, di quel bar che lì, no? Lì era, proprio lì. Davanti alla Sadraca. Cioè. Alla Tracca. L'aereo è sceso a 100-150 metri dalla torre. Dritto qua, in questa andando direzione. Dritto, sono arrivati? Sono arrivati carichi di sigarette, caro mio, c'era una fetta. Cioè è caduto l'aereo e loro hanno portato via le sigarette. E si vede che questa qui era roba che non le bagnavano, non so come erano messe queste sigarette, no? E c'era dei pastori, gran fumatori, caro mio, e militari che erano lì in quella casermetta lì in boschino. E sono accorti tutti lì. E iniziano a fumare contenti, caro mio. Era una specie di festa. Che anno era? Dunque, io ci avevo 16 anni. Verso il 43, certo. Ma circolavano tanti aerei in quel periodo? No, non tanti, no. Ne passavano così, ma non. Però lei mi ha detto che ne ha visti altri due cadere. No, non no, cadere. Non, li ha visti. Non cadere. Uno che è caduto lì era verso il 30, 33, 34, ero piccolo, 7-8 anni. E mi ha portato mio babbo a cavallo a vederlo. E c'era, te l'ho detto, quello... Dov'era però esattamente? Lì, lì. Sulla terra o sul mare? Quello è sceso proprio nella riva. Ah, arriva. Se era caduto fuori, il pilota si era salvato, invece no. Ah, è morto? È morto, il pilota è morto, perché... E come arrivava l'acqua, non lui arrivava sopra e l'ha annegato. Se no, se era... A lui è rimasto incastrato dentro. È incastrato dentro. Se c'era da gente pratica per aprire questi velivoli, l'aveva salvato. Invece noi no, gente che zappava lì nei terreni. Insomma, invece l'altro ancora? L'altro ancora, quello era due americani, lo stesso. Circolavano, gli americani circolavano. E siamo salvati, sono caduti proprio nella spiaggia e siamo salvati. Quindi due aerei americani sono caduti, uno due. Qua e uno... E uno lì a Pranargia. A Pranargia sempre in acqua oppure no. Fuori? Fuori anche questo? Quello fuori. Per cui non è rimasto niente? No, quello fuori. Quello che è caduto nella riva, quello è morto, perché gli arrivava l'acqua. Invece e gli altri si sono salvati? Gli altri sono salvati. Sono venuti... Di sera, era successo di mattina, di sera sono venuti da Cagliari e li hanno presi. È finito lì. E poi lei è tornato dalla sua capra? Ma no, il giorno non è. Quando è caduto quello che è salvati, quei due americani lì, ero già sposato. Ah. C'avevo anche, mia figlia ci aveva, sono andato in bicicletta a vederli. Giannina ci aveva... 3-4 anni, infatti l'ho seduta in bicicletta dietro e le dicevo allarga le gambe che tocchi la ruota, invece stiglia le gambe e tocchi.